se si è affrontato con la nostra presenza il tema dello sviluppo della Grecia e delle prospettive della fabbrica di Atessa. Da parte di Stellantis sono state date assicurazioni sulla capacità e la flessibilità di questa azienda di rispondere al mercato, di sviluppare nuovi prodotti e soprattutto il motore elettrico. Non appena le quote di mercato richieste cresceranno. Abbiamo sollecitato e ricordato che non basta appunto investire sulla produzione della fabbrica Stellantis, ma bisogna fare rete con tutto il territorio perché l'indotto è fondamentale. È stato un lavoro importante, costruttivo, che fa seguito a mesi di impegno del governo Meloni e del ministro Urso. Mai si era visto questo lavoro di dettaglio fatto per costruire il futuro dell'automotive e rilanciare la produzione di veicoli e l'industria metalmeccanica in Italia. L'Abruzzo fa e continuerà a fare la sua parte. Il 9 e 10 maggio faremo anche un grande evento sul territorio abruzzese dedicato proprio al confronto tra i principali portatori di interessi, dalle principali aziende del settore dell'automotive per affrontare al meglio e preparare il terreno alla transizione verso l'elettrico e all'innovazione tecnologica che è in corso.